E bella a tutti ragazzi, siamo qui da Pier di Cilò, Logicora, come volete chiamare ragazzi. Ed eccoci qua in un nuovissimo video. Cosa faremo in questo nuovissimo video? Ci andremo a tagliare i capelli. Prendiamo, ok, abbiamo il rasoio. Andiamo a tagliarci i capelli, raga, cioè, in un video. Cioè, raga, da soli, io da solo mi taglio i capelli. Ok, proviamo. Ok, raga. Mi è già venuta la scaga, il panico. Cioè, voi non immaginate. Ok, andiamo. Oh mio Dio, raga. No. Ok, raga, come vedete me li sto tagliando sul serio, eh. Ragazzi, ho fatto un primo anno di parrucchiere, però non è che ero molto bravo. Mizzica, qui ci ho rischiato di tagliarli. Non dobbiamo tagliare quelli in mezzo, perché dopo ci dobbiamo fare una cosa speciale. Per adesso è venuto così, ok? Ok raga, stavolta l'abbiamo fatta, diciamo circa. Scusate raga se non faccio vedere molto bene là nella visuale, è solo che, cioè, devo guardarmi allo specchio, che se mi taglio male, raga, cioè, è un po' brutto, vorrei farmi a zero. E sinceramente non voglio farmi a zero, quindi dobbiamo farli decentemente. E la Madonna, quanti capelli che sono caduti. Maremma. Cioè ragazzi, voi non immaginate quanti capelli che stanno cadendo. Ma è una cosa assurda. Ah, quindi... No! Cazzo, raga! No! Ho tagliato quelli rossi! No! Madò... No, come ho fatto a sbagliare? Come ho fatto a sbagliare? Cioè... Non ci credo, no. No! Cosa è successo? Raga! Ma le luci! Madonna! Mi ero dimenticato le luci. Ok, diciamo che è un po' difficile sistemarlo, però noi lo sistemeremo lo stesso. Ci proviamo almeno. Ok, qui è un bel problema. Qui abbiamo un bel problema, raga. Un bel problema. Dobbiamo tagliare anche di qua, però è il problema. Prima che si scarica la batteria, quindi dobbiamo muoverci. Poi ancora abbiamo 60 minuti da utilizzarla, però. Ok, ragazzi, un po' impegnativo, diciamo che è da 2 anni che non mi ritaglio da soli, boh, perché da piccolo avevo provato. Qua mi serve un elastico, mi sa. Perché sto morendo. Un elastico, cioè.
Dobbiamo trovare un elastico, raga, cioè. Molto difficile. Ok, pacco elastico, continuiamo. Vado. 5 minuti di video. Adesso avrai appena finito di fumarti la sigaretta. Mi sta guardando questo video? O sbaglio? Mi metto un po' più da voi, anche se è un po' complicato. Ragazzi, dobbiamo ancora tagliare dietro. Che diciamo che la parte più difficile, dato che sono da solo. Quello è il problema. Il problema è che non posso vedermi dietro, cioè. Posso, ma con questo, ma non è che posso fare molto. Facciamo cadere tutto fra un po'. Madonna raga, quanti peli, cioè dopo vi faccio vedere il totale di tutti i peli. Qui l'abbiamo fatto male. Ok, siamo a quasi 10 minuti, ma sta diventando sempre più complicata la situazione. Ok, vado. Devo trovare un metodo per mettermi sto specchio da qualche parte e riuscire a guardarmi, cioè. Ecco, faccio così. Ok, devo fare anche di qua. Siamo andati a staccare altri peli rossi e non va molto bene, però vabbè.
Questo video comunque potrebbe essere accelerato, raga. Perché sto durando veramente un bordello. Allora. Cioè, mi sento peli dappertutto e sto morendo, sto morendo. Ok. Dobbiamo fare anche dietro. Però mi serve un elastico o qualcosa per tenere i capelli perché sennò è una roba impossibile. Ragazzi, ci tocca usare questo. Dobbiamo. Si è rotto! Ma che? Ma stiamo scherzando. Il top. Qualche parte ci deve essere qualcosa, dai. Ok, un fermacapelli, vediamo se riusciamo ad usarlo. Scusate la sigla, se non risponde circa vedete. Ok, adesso abbiamo ancora un pezzettino. Ragazzi, ve lo dico, non è veramente comodo, c'è cioè una cosa scomodissima. È uscito che ci siamo tagliati ancora capelli rossi e stiamo scherzando. E anche un po' troppi. Dobbiamo riuscire a rifare il cerchio dietro adesso. E sarà ancora la cosa più complicata. Ok, ce l'abbiamo quasi fatta, raga. Ce l'abbiamo quasi fatta.
Ok, dobbiamo risistemare di qua adesso, ragazzi. Dov'è il fermaglio? Ah, che male che sta facendo. Oh mio Dio! Si è cavata una ciocca! Ma che... Oh, vedi quanti capelli rossi sto perdendo, ragazzi, cioè... Ne sto tagliando via un bordello, cioè... Sta diventando veramente complicato. Qui mentre che... Ma che... Dobbiamo togliere qua. Ok, dovremmo aver sistemato. Ok, allora, intanto guardiamo cosa è successo. Ok. E qui non ho capito. No, ma è proprio... c'è passato sopra, no? Bisogna rifare tutto, mi sa. Ragazzi, circa tutto a posto, però non del tutto. Passiamo alla fase 2 già, perché sennò ci mettiamo proprio veramente tanto che sono passati già 17, 18 minuti. Cioè, raga, ci stiamo mettendo veramente tanto. Però dobbiamo fare molte cose. Adesso andiamo a tagliare pure i capelli rossi. Però con la macchinetta, ok, e usiamo un 28-30, ci lasciamo circa 3 centimetri. Ragazzi, vedete tutta sta ioma? Vedete? Sparirà, ragazzi, tutti questi capelli spariranno. Andiamo. No, ragazzi. Ah, cioè sono proprio incastrati da quanto sono, raga. Si sono incastrati. Cioè, raga, che schifo. Vabbè, vediamo cosa viene fuori. Oh mio Dio. Ok, ragazzi, ci riproviamo. Qualcosa dovremmo riuscire a fare. Ragazzi, capelli, capelli. Dopo vi faccio vedere, come vi ho già detto prima, tutti i capelli tagliati. Ah. Ok, raga, sono carini. Sono carini. Possiamo dire che sono carini, raga. Me li sono fatti bene, eh. Fuori circa.
raga, cioè, stanno venendo bene. Anzi, a dir il vero, raga, mi piacciono un bordello che sono quelli di Sfera Ebbasta. Corti così, sì, sembrano veramente quelli di Sfera Ebbasta. Ma raga, non so se li vedete tutti questi capelli che continuano a cadere, ma io continuo a vedere schifo, capelli che cadono dappertutto. Cioè ragazzi, aspettate un attimo che attacco il phon, perché qua veramente sto morendo. Una cosa veramente assurda. Madonna raga, sì, ci voleva. Oh, mi sento tipo degli spini nel naso, Madonna. Oh. Comunque ragazzi, voi pensate che sono finiti, ma dobbiamo ancora finirli. Ah sì, tipo dietro era restato un ciuffo lungo. E continuano a cadere i capelli. Ok, siamo a 23 minuti e 34. Buono, buono. Ok, ragazzi, mi piacciono, mi piacciono. Sono carini, eh. Cosa è successo? Allora, stava per cadere lo specchio, la lacca e tutto, però lo specchio e la lacca sono ancora vivi, tranquilli. Non si è rotto lo specchio, non avrò viva sfiga per 10 anni, cioè tranquilli. Si è rotta la macchinetta per tagliare i capelli, cioè molto, molto più utile, guarda, come sfiga. Preferivo che si rompeva lo specchio, sinceramente. In teoria dovrebbe ancora andare. Ok, l'abbiamo sistemata per fortuna. Sì, vabbè, però manca il pezzo, dove è finito il pezzo? Eccolo qua. Ok. Raga, io penso che abbiamo finito circa. Sì, abbiamo finito. Ragazzi, sono venuti abbastanza bene, adesso vi volevo far vedere giù. Però mi lascio un attimo prima il collo. Che raga, quanto fastidio. Cioè, quanto fastidio vi dà i peli nel collo. Cioè, quanto fastidio vi danno i peli nel collo. Madonna, raga. Danno un bordello di fastidio, eh.
Ok ragazzi, ci siamo riusciti. Minchia ragazzi, sono venuti benissimo. Altro che la parrucchiera. Chiamate Gigorra. O Pier di Giroglio, come volete chiamare. Comunque ragazzi, guardate lo splendore che sono i miei capelli, cioè. Adesso vi faccio vedere tutto, tranquilli, tranquilli, che ve l'avevo detto. Allora, guardate, raga. Ok? Cioè, vi sembrano pochi, cazzo? Qui abbiamo pelli rossi, pelli marroni, abbiamo stagionati, nuovi. Vabbè, dai, raga. Insomma, vi ricordo di lasciare un bel like per tutto questo pelo. Ok, raga? Un like per tutto questo pelo. Mi raccomando. Cioè, quando sono British, bitch. Bella a tutti, ragazzi. Vi ricordo di lasciare un like, un commento, iscrivervi al canale che è veramente importante. Come condividere il video. Cioè, raga, condividere il video è una cosa fondamentale perché se non condividi il video è ovvio che non fai molto. Questo cos'è? Beh, no, da. Sono giusti. Ci stanno. Fighi, fighi. È bello che sono proprio a filo. Cioè, proprio questo centimetro è rosso e sotto è marrone. Neanche si nota tanto. Cioè, è proprio figo, figo. Una cosa stupenda. Ma bellissimo. Ragazzi, vi ricordo di lasciare un like, un commento, iscrivervi al canale. E condividere il video. Ve l'ho ripetuto pure 2 volte. Ragazzi, speriamo che lo fate, cioè, perché sennò per il prossimo video lo ripetiamo 3, 4, 5 volte. Perché se non lo capiamo. Ok. Balla a tutti, ragazzi.